Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, l'Inter si è interessata al profilo di Arturo Vidal e avevo intenzione di parlarne in questo video, specialmente dopo le parole di Reinaldo Rueda. Per chi non sapesse chi fosse Reinaldo Rueda, ragazzi, è il CT del Cile, quindi insomma conosce molto bene, conosce molto bene Arturo Vidal. E quest'ultimo avrebbe detto: abbiamo parlato e so che il suo addio dal Bayern Monaco è questione di ore o al massimo di giorni. E poi gli è stato chiesto se il suo futuro è in Italia, ha detto comunque dovunque andrà sarà decisivo e sarà importantissimo per la squadra, sarà il protagonista. Ora l'Inter lo sappiamo è su Arturo Vidal e questo secondo me avvicina moltissimo le due parti. Qual è il problema, ragazzi? C'è un problema di base, un problema di base. Il problema è che l'Inter deve sfoltire perché a centrocampo, almeno così è stato detto, deve partire un giocatore, uno qualunque per poter arrivare ad Arturo Vidal. E io adesso vi vado a leggere il centrocampo dell'Inter, che non sarà affatto facile da sfoltire. Perché? Perché sulla mediana lo vado a prendere qui. L'Inter ha, ma diciamo non sulla mediana, tra i centrocampisti in generale, l'Inter ha Nainggolan, Brozovic, Vecino, Gagliardini, Borja Valero e poi vabbè sulla tre quarti c'è João Mario, lui andrà via, ma questo non conta. Questi sono 5 ragazzi, probabilmente 5 ne vorrà Spalletti, perché? Perché poi farà sì tre competizioni e quindi saranno importanti molti giocatori. Però se Spalletti davvero decidesse di giocare con il 3-4 3-4-2-1 3-5-2 3-4-1-2, comunque alla fine gli servirà il trequartista e i due centrocampisti. È vero che il trequartista probabilmente lo faranno a Nainggolan, però non ne sono così sicuro, perché poi giocando senza esterni si rischierebbe di mandare a casa Perisic, per dirne uno, o Politano appena comprato, ancora Candreva o Caramò, perché non è che puoi farli giocare, magari puoi metterli sulla tre quarti, però il loro ruolo non è quello. Quindi tutto mi fa pensare ad un 3-4-3, quindi con dietro Miranda, Skriniar e De Vrij, e quindi a centrocampo a questo punto giocherebbero due, probabilmente i titolari saranno Nainggolan e Brozovic. Qualora arrivasse Vidal, ci sarebbe un troppa gente e tutti i giocatori sembrano impossibili da piazzare. Perché? Perché Brozovic non puoi venderlo. Sei un coglione se vendi Brozovic in questo momento a 25 anni. Nainggolan, Salvadicello, l'hai appena comprato. Vecino è stato protagonista dell'ultimo accesso in Champions League. Sicuramente non lo venderanno. Gagliardini, secondo me, è quello insomma un pochino più probabile. Magari lo piazzano in prestito, ma non so quanto lui accetti di andare a giocare in prestito dopo aver lasciato l'Atalanta, che sta facendo l'Europa League, e essere andato all'Inter a far panchina. A meno che non gli si dica: guarda, vai all'Atalanta in prestito un anno, ti fai l'Europa League, giochi titolare. Magari l'Atalanta è contenta, però insomma dubito, l'Atalanta se cresce i giovani propri, non cresce i giovani degli altri. E poi infine c'è Borja Valero, che comunque ha 33 anni, praticamente finito, difficilmente te lo prendono, difficilmente riesci a piazzarlo. Diciamo che però ragazzi, le strade di Arturo Vidal e dell'Inter, secondo il mio punto di vista, si potrebbero incrociare anche abbastanza facilmente. Perché? Perché semplicemente anche Rummenigge ha messo alle strette Vidal, cioè gli ha detto. Non è che gli ha detto, lui ha detto: abbiamo ancora due superi a centrocampo, due centrocampisti partiranno. Io adesso vado a leggere un po' come ho fatto per l'Inter, i centrocampisti del Bayern Monaco. I centrocampisti del Bayern Monaco, ragazzi, sono sulla mediana c'è Xavi Martinez e Rudy, e nessuno dei due partirà, anche se dovesse partire Rudy, insomma, c'entra veramente poco con Vidal, che non farebbe il panchina di. Cioè, c'entra veramente poco con Vidal, che non farebbe il panchinaro di Xavi Martinez. Vidal è centrocampista, a centrocampo il Bayern ha Tolisso, che non si tocca, Thiago Alcántara, che non si tocca, Goretzka, che è esploso, e poi c'hanno Vidal e Renato Sanchez. Renato Sanchez probabilmente partirà, se non è già partito, non lo so, ma partirà. Però c'è da pensare che. E poi c'hanno Vidal, però tra i due di centrocampo, perché loro giocano con il 4-3-3 largo, tra i due di centrocampo c'è Martinez dietro, c'è Thiago Alcántara titolare e c'è Rodriguez, c'è James Rodriguez. Quindi, qualora James dovesse rimanere, e io ragazzi penso proprio che rimarrà James, ovviamente. Cioè, già Tolisso è un panchinaro, già Goretzka è un panchinaro, e io non credo che partiranno loro. I due che partiranno, ovviamente, a centrocampo, i due nomi sono Renato Sanchez e Vidal. Ci sono i due unici che, secondo me, lasceranno appunto il Bayern Monaco per cercare lì di dove possano giocare. Io la penso così, sinceramente. Credo che l'Inter con Vidal possa fare un grande colpo, ragazzi. Vidal è vero che ha 31 anni, ma ha un'esperienza inaudita. Giocare con un centrocampo, quale Brozovic, Vidal e Nainggolan, sarebbe tanta roba. Puoi mettere anche Vidal e Brozovic dietro e appunto far giocare Nainggolan dietro le punte, il che non sarebbe affatto male. Magari metti Nainggolan, Perisic e Icardi davanti, che si alternano, e quindi c'è cioè che con Icardi che cerca la profondità, e con Perisic che gli gira intorno un po' come faceva l'Atalanta di Gasper con il Papu Gomez e con Petagna quando giocavano insieme. Papu Gomez non era una punta, girava intorno a Petagna che faceva quello fermo. Vidal, fra l'altro, conosce molto bene la Serie A. Vidal è un giocatore che ha giocato sia, cioè che può giocare sia come centrocampista centrale,
può impiegare anche la tre quarti o la mediana, quindi sarebbe un gran colpo per Spalletti. Sinceramente io penso che questa cosa si possa fare. Sinceramente spero non si faccia, però con tutto rispetto, cioè ovviamente per voi magari spero anche sì, per me spero di no, perché reputo sinceramente, cioè qualora questo accadesse reputerei la Roma un pochino scarsa nel pensiero, perché ragazzi, allora secondo me in questo momento siamo, con tutto il rispetto, diciamo quarti in graduatoria. Vedo prima la Juventus, seconda l'Inter, terzo il Napoli e quarta la Roma. Anche se comunque secondo me siamo migliorati, io dico secondo me siamo molto migliorati rispetto allo scorso anno, però il Napoli ha tenuto quelli, erano già forti e quindi sono migliorati anche loro de poco, con magari gli acquisti di Verdi, di Ruiz e quindi insomma e dei portieri che secondo me Reina era un palo dietro, non serviva a niente. Poi è arrivato Inglese e tutti i cavoli, mentre l'Inter per me si è rinforzata troppo già con gli arrivi di Raja, Nainggolan, anzi voglio proprio prenderli, voglio prendere l'Inter. Allora l'Inter quest'anno gli è arrivato De Frey, gli è arrivato Asamoah, gli è arrivato Nainggolan, spero di non dimenticarmi nessuno, vabbè di quelli forti, gli è arrivato Politano e gli è arrivato Lautaro Martinez. Ecco, secondo me questi sono 5 acquisti per puntare allo scudetto. Attenzione, non è dire che l'Inter vincerà lo scudetto, l'Inter parte sotto la Juventus, ma qualora dovesse arrivare anche Versalico, che sembra molto vicino, magari ne faremo il video, e Vidal, io sinceramente mi incazzerò, non poco, perché allora il mercato che sta facendo la Roma per me è ottimo, però quando vedi che quello prende Cristiano Ronaldo e quell'altro prende Vidal, Nainggolan, Versalico e tutti i cavoli, e probabilmente allora è arrivato il momento in cui devi fare di più, cioè non devi semplicemente fare un buon mercato per te, ma devi rispondere anche alle altre. Io la vedo un po' così, cioè sinceramente io spero che la Roma faccia un gran colpo, cioè serve il colpo per la piazza, ragazzi. Io sono molto felice di come si sta muovendo la società, molto molto, però serve il colpo per la piazza, cioè che fortissimo diventerà Kluivert, non lo metto in dubbio. Fortissimo è Marcano, non lo metto in dubbio. Fortissimo è Pastore, che Pastore è già un nome per la piazza. Ecco, ne è uno, però quello risponde a Nainggolan, secondo me. E non lo metto in dubbio. Cristante diventerà molto forte, va bene. Chiunque mi pare a voi, chiunque, Cioric, Zaniolo, tutti quanti. Però serve il colpo per la piazza, serve un mediano che la Roma, che i tifosi dicano: porca troia, non è possibile che abbiamo preso noi, guarda bene, leggi meglio. È un esterno che faccia rizzare i capelli, cioè serve quello, serve il colpo per chiudere il mercato, perché poi il calcio non è solamente gioco io, giochi te, figurine, è molto testa. Cioè voi davvero credete, cioè voi, allora Ronaldo è fortissimo e spaccherà tutte le difese perché è fortissimo, ma la differenza la fa, sapete che cosa? Questa. Quando il Chievo Verona affronterà Cristiano Ronaldo alla prima giornata, non andranno in pappa solo perché è forte, andranno in pappa anche perché è Ronaldo, cioè un giocatore di qualità indiscusse, un giocatore forte perché se sa che è forte, ti manda in pappa. Quando noi abbiamo affrontato il Barcellona all'andata, la Roma ha giocato benissimo, abbiamo perso 4-1, ma abbiamo giocato benissimo, siamo fatti tutti da soli. Ma perché ce li siamo fatti da soli? Ce li siamo fatti da soli, sto sudando come un cane, un'altra doccia, a guarda oggi. Ce li siamo fatti da soli perché avevamo paura. Ogni volta che tirava Messi, tutti si buttavano, si sfragnavano, cercavano di dare il pallone, tutti sdraiati. Perché era Messi? Perché era Iniesta? Perché era Busquets? Perché era Rakitic? Perché era Piqué? Perché il Barcellona? Perché c'è Suarez? Perché il Barcellona? Ok, e quindi tu, in un modo o nell'altro, non era un caso se il Barcellona era arrivato agli ottavi ai quarti di finale e ci aveva avuto, mi pare, 6 autogol a favore. 6, mi pare 6 erano. Cioè, ragazzi, non è un caso, non capitano così autogol. Non so se erano 5 o 6. Comunque, è perché? Perché ti mettono pressione. Per me il colpo ci deve essere. L'Inter sta facendo benissimo. Già che l'Inter, magari, per dire, no, perché poi qualcuno se la mette, ma Vidal è un po' vecchio. Già che l'Inter scende in campo con i vari Vidal, Nainggolan, Miranda. Di nome, i giocatori avversari entrano restii, entrano un po' impauriti, perché poi tu a centrocampo non te la vedi con rispetto Vesino, te la vedi con Nainggolan. Quando vai a mettere il piede con Vesino, lo metti di cattiveria. Quando lo vai a mettere con Nainggolan, dici: aspetta un attimo, che secondo me io il piede lo metto, ma poi non lo ritiro più indietro perché rimane lì per terra. E quindi anche il livello mentale giova tanto. Io sinceramente penso che questo potrebbe essere potenzialmente un colpo da 9 per l'Inter, qualora riuscisse a prendere Vidal, poi per le cifre di cui si parla. Però ragazzi, anch'io voglio il colpo, cioè anch'io da romanista vorrei il colpo, che potrebbe essere Pastore, sì, ma per dire, no, esagero, ma un cazzo di Di Maria. Ok, ora io, aspettate, voglio andare a cercare una cosa, no? Allora, PSG.
Un Di Maria, che tu lo schieri in campo, prende tanto, va bene, uno sforzo economico lo puoi fare, è diverso dal discorso di Nzonzi. Oggi mi dicevano, ma se vuoi vincere i top player devi pagarli. Sì, ma Nzonzi non è un top player, è un buon giocatore, mi piace tanto, avrebbe fatto, gioco io, giochi te con Nango, e con, sì, con De Rossi, però rimane quello, regà, più di lì non si va, cioè non si parla di un top player, non è che abbiamo preso come mediano Rakitic, per dire, non è che abbiamo preso Casemiro. Non l'abbiamo comunque presa ancora Nzonzi. 5 milioni per Nzonzi sono troppi. Di Maria, se me ne chiede 8, io spero che la società glieli dia. Vado a vedere il Paris Saint-Germain, eh? Vado a vedere il Paris Saint-Germain. Allora, Di Maria gioca alla destra e davanti a lui c'è Mbappé. C'è Mbappé. Alla sinistra c'è José, Guedes, Neymar. Ma un José Rodríguez, ma un Gonzalo Guedes, ma un Di Maria, ma un giocatore di quelli che al Paris Saint-Germain fa panchina. Perché ragazzi, alla fine è vero che poi è un conto giocare col Paris Saint-Germain, è un conto giocare con la Roma, ma la Champions dipende sempre dalle squadre che incontri, eh? Dipende sempre dalle squadre. Oh, il paragone è lampante quest'anno. Se non sbaglio, il PSG è uscito dagli ottavi perché ha beccato il Real Madrid. Mi pare che sia andata così. Mi pare, eh? Mi pare di sì. Mi pare di sì. Ottavi PSG, Real Madrid. Ok? Questa è andata più avanti la Roma. Perché? Poi perché ha fatto l'impresa col Barcellona, ha fatto molto bene, eccetera. Ma agli ottavi ci è capitato lo Shakhtar. Cioè, se noi fossimo usciti contro il Barcellona ai quarti di finale, non avremmo fatto un'impresa. Avremmo fatto una gran cosa a passare quel girone impossibile. Poi saremmo passati agli ottavi contro una squadra modestissima. Perché lo Shakhtar è una squadra veramente modestissima. E basta. Ok? Ma non perché siamo più forti del Parigi, non lo siamo tuttora, nemmeno dopo l'impresa al Barcellona, ma perché dipende. E quindi perché tu devi fare la panchina in una squadra che potenzialmente punta a vincerla, ma se becchi la finale anticipata comunque esci. Tutte, tranne Real Madrid, Barcellona e Juventus, possono uscire prima, a meno che queste non si incontrano durante la competizione. Se c'è Real Madrid e Juve, Barcellona, Juve, Real Madrid, Barcellona, è un conto. PSG, Manchester City, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, tutte queste squadre qua, tutte, Monaco, che ne so, Liverpool, possono uscire tutte prima. Quest'anno Liverpool è arrivato in finale, ma è un caso, cioè è un caso, ragazzi, ha fatto un cammino di merda. Fra l'altro non gli capiterà mai più di beccare la Roma in semifinale, per poco uscivano dopo aver vinto 5-2, mi pare, o 4-2, o 4-1, non mi ricordo, all'andata. Cioè, non gli capiterà mai più. Comunque fatemi sapere la vostra qua sotto, che ne pensate? Io vi ringrazio come sempre per la visione. Mi piace, se vi è piaciuto, mi raccomando, dislike se ti ha fatto cagare, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Buon shalalala, o iscriviti, siamo quasi al record. Dai, 250.000, non vedo l'ora. Buon shalalala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.